Ma veramente? Sì. Io Guarda, con gli guarda, occhi brilla. chiusi. Io non ho il telefono Brilla, qua. brilla. Approfondiamo qua la situazione. Lui gli ha risposto Suonato. avvicinati allo strumento e ha fatto un colpetto. Puoi farlo risuonare, poi avvicinarti un'altra volta allo strumento? Prova a dirlo te, Corrado, che l'hai detto te prima. Prova a avvicinarti se sei qui vicino a noi. Ciao ragazzi, benvenuti alla solita analisi del dopo video. Come avete visto, siamo andati in una casa incredibile, siamo andati lì sotto suggerimento del nostro amico Mimmo, che è un urbex e che poco prima c'era andato ed era scappato, come avevo detto in presentazione dell'ispezione, dopo 10 minuti perché aveva sentito i passi in quel locale che abbiamo più volte visitato, dove non c'era il tetto, quindi inevitabilmente non poteva esserci nessuno che ci camminasse, insomma, quindi era assolutamente impossibile che qualcosa di fisico sarebbe potuto succedere. Noi abbiamo esaminato questo labirinto, l'abbiamo chiamato labirinto, perché è proprio un labirinto, è una casa enorme, dislocata in maniera particolare perché c'era molto sotto e molto sopra, con stanze improbabili, perché sembrava addirittura quasi una scuola a un certo punto, poi sembrava una serra, poi una stalla, Un insomma. incastro di Esatto, stanze. è sembrato tante cose in una. E allora, per quello che riguarda il nostro lavoro ed il motivo per il quale siamo qui davanti a queste telecamere, allora, di rumori ne abbiamo sentiti personalmente con la mia videocamera, due, uno sembrava essere un passo, avete visto all'inizio, e un altro passo piuttosto pesante quando eravamo su in quella stanza io e Lench. Se vi ricordate, avevo anche chiamato Lara, che però era al di qua, fuori dalla Con stanza, e non, Raffaella. con Raffaella, e non ha captato niente. Ecco, le cose principali, a parte un EVP abbastanza netto che poi Lara vi racconterà, sono state queste. Allora, Raffaella vede un'ombra all'inizio dell'ispezione che onestamente noi non abbiamo visto, e nemmeno la telecamera, perché in quel preciso momento non la stavo inquadrando, però ovviamente ci fidiamo di Raffaella, ci mancherebbe altro, e quindi questa può essere considerata una prima anomalia. Poi il disagio mio e di Lara, ho scritto tutto ragazzi perché non ho memoria, il disagio mio e di Lara, che non è stato riscontrato né da Lenci né da Raffi, ossia quello di avere un senso di vomito, perché c'era molto 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 odore e sgradevole, quindi noi abbiamo avvertito questo senso di, appunto, di vomito, di mal di stomaco, che però poteva starci perché appunto c'era un odore piuttosto stagnante. La cosa particolare è che Lara per ben due volte ha sentito il terreno muoversi sotto di sé, cosa che nessun altro di noi ha avvertito, però insomma noi la segnaliamo. La mia batteria della telecamera non è stata così, non è scesa così in maniera repentina come in altre occasioni, era scesa subito dopo 10 minuti, poi si è stabilizzata, però comunque la voglio segnalare anche questa. Una cosa molto particolare, in quel grandissimo stanzone c'era una lapide, non si capisce perché. E poi ultima, ma non ultime, anzi ultime, sono le foto fatte con la termica da parte del Lench e anche da parte mia quando stavamo scendendo, salendo, non mi ricordo, salendo le scale. Ecco, il Lench ha puntato due volte, abbiamo fatto tante foto, ma molto si ripetevano, due volte al pian terreno, di cui una sul bosco, e due volte ai piani superiori, come del resto sottoscritto. Ebbene, queste famose macchie rosse sono anomale, perché voi capite che le macchie rosse vuol dire che c'è del calore. Non si può neanche parlare di dispersione di calore, perché non c'era niente. Tutte quelle che erano tubature e cose, non c'era assolutamente niente. La casa è abbandonata da una vita, per cui non c'era niente di attaccato, passatemi il termine. E quindi c'è stato un po' di disagio da parte nostra, però fondamentalmente è stata un'ispezione abbastanza tranquilla, anche se con qualche timore, anche che la struttura cedesse, insomma. Comunque c'è stato un po' di disagio. E adesso lascio parlare Lara, che ha comunque qualcosa da dirvi anche lei. Sì, allora io ho tenuto come sempre lo Zoom per tutta la durata, ovviamente, dell'ispezione, quasi un'ora e mezza. Di
questa ora e mezza ho rilevato tantissimi rumori, tantissimi toc, cic, vari, ma di consistente, di veramente consistente, di interessante, due cose, o meglio tre, ma una l'ha già messa in replay Corrado nel video, quindi è il primo replay che voi riscontrate. L'ho riscontrato anch'io a inizio video, sì, l'ho riscontrato anch'io nello Zoom, per cui non vi verrà riproposto per ovvi motivi. Ho poi riscontrato un rumore, una sorta di mugugno, che però non vi presentiamo per il semplice motivo che non lo sentireste. Noi abbiamo provato a sentirlo, si sente in maniera molto molto lieve. Praticamente è il punto in cui noi usciamo da quella che è la stalla. Sentiamo una sorta di mugugno, ma non si sente poco. Lo sentiamo bene in cuffia, ma riprendendolo dal video non dà la stessa. Abbiamo provato ad alzare le casse per sentirlo noi e quindi capire nel caso se lo possiate sentire anche voi, ma non si sente. Non rende. Mettervi un replay di una cosa che non si sente, sì, non ha nessun senso. Esatto, non rende, per cui fidatevi, l'abbiamo sentito, c'è qualcosa di strano, ma non si riesce a percepire a orecchio nudo, oppure con le cuffiette, normalmente come si guarda il video dal cellulare, e quindi non ne vale la pena. Alla fine di tutto l'ascolto che ho fatto con lo Zoom, ma ero disperata, ho detto vabbè, non ho sentito nulla, pazienza, gli ultimi 5 minuti mi spunta qualcosa. Siamo ritornati nella stanza dove Mimmo aveva riferito di aver sentito quei passi, e mentre ascoltiamo, stiamo un attimo in silenzio per capire cosa ci può essere, io sento una voce presumibilmente maschile che sussurra qualcosa e secondo me dice l'acqua. Probabilmente dirà qualcos'altro o probabilmente non è nulla, ma si sente questo sussurro, sì. Sussurro di una persona sotto. Abbiamo cercato di confrontarci, non siamo noi. Noi che parliamo, e quindi mi ha anche dato, perché nel punto in cui tu l'hai sentito non c'era motivo di nominare l'acqua. Sì, esatto. Così come non c'è motivo da parte di una presunta entità di nominarla, perché non si stava parlando di acqua. Niente, però non c'era nulla che facesse riferimento a quella parola in specifico. Fatto sta che comunque sia quell'ora e mezza di ascolto mi ha dato una piccola soddisfazione. Se posso dire, certo, una cosa, come ha sottolineato Corrado, io da subito non mi sono sentita a mio agio in quella casa, per quanto quella casa mi sia piaciuta un sacco, perché sì, dal punto di vista architettonico quel labirinto, pazzesco, proprio di stanze, mi piaceva veramente tanto, davvero tanto. Ma quando sono entrata, e questo non è stato ripreso perché non avevamo ancora iniziato abbiamo fatto un mini sopralluogo giusto per capire dove eravamo, sì, io ho sentito il pavimento sotto di me, che era un pavimento in legno, come ondeggiare, come se ci fosse un asse, no, messa male. Un terremoto anche, non so. Sì, ma non era più la sensazione di un, in quel caso era legno, come di un asse, no, che non fosse ben equilibrato, per cui il piede è un po' ceduto, e mi ha dato la sensazione di perdere l'equilibrio e di avere come il giramento di testa. Poi però Corrado, Raffaele, anche Legge, passando su quel pezzo di pavimento, fa: ma è solido, non si muove nulla. Ok, ho detto vabbè, avrò avuto io una sensazione che però si è ripetuta più avanti, sì, a metà, più della metà dell'indagine, lungo il corridoio dove c'era cemento, per cui ho avuto la stessa sensazione, e lo potete vedere perché quella volta è stata ripresa, e mi ha creato un'altra volta disagio e senso di nausea. Non l'ho passata benissimo l'ispezione. Il fatto di essere in quattro ed essere insieme mi ha dato in un certo senso coraggio, e ho fatto tra virgolette il mio lavoro comunque. Ma
quando siamo usciti, e purtroppo non, avevamo già spento tutto, automaticamente io ho rilasciato un sospiro di sollievo che mai avrei immaginato. Proprio sono uscita dalla porta e ho fatto questo enorme sospiro, tanto più che lei ci fa: caspita Lara, cioè se ne è accorto subito, sì, se ne è sì. accorto subito. È come se mi fossi svuotata di un peso che avevo vissuto per tutto il tempo. Perché? Non lo so, però quella è la sensazione che ho vissuto. D'altronde le sensazioni, lo diciamo sempre, spesso, che insomma le sensazioni a volte appagano più che gli strumentini che suonano, che si illuminano. Tanto più che non abbiamo quasi mai guardato gli strumenti, no, direi, a parte che non hanno... Ah no, ha suonato una volta l'RF. Ah sì, sì, giusto, ha suonato una volta. È stato un momento di passione, durato pochi secondi. Esatto. Ecco, un'altra cosa curiosa, non particolare ma curiosa, l'avrete visto, insomma, ci sono stati certi momenti dove abbiamo fatto anche gli stupidotti perché eravamo proprio un pochino in tensione, tesi. Quindi la battuta ci ha alleggerito leggermente e ci ha fatto stare decisamente meglio. Insomma, un'ispezione un po' sui generis, però insomma è stata sempre interessante, è sempre stato un piacere lavorare con i miei compagni d'avventura, per cui insomma ne valsa la pena. Sì, ecco. Sicuramente sì. Assolutamente. Sicuramente sì. Augurandoci che questo e l'altro video, quello dell'ispezione, vi sia piaciuto, vi salutiamo e vi lasciamo alla prossima indagine. Ciao. Ciao.